ingegnere civile in pensione, già dirigente del CONI che si è occupato di strutture particolari come la copertura dell'Olimpico, il palazzetto dello Sport di Milano, eccetera. Per cui ho visto questa storia del ponte sotto il profilo ingegneristico, diciamo. E sono stato invitato da Domenico Iannantoni ad esporre quanto avevo già a suo tempo, scusate,